a metà della mia vita. A me so catà in mezzo a una foresta, che ho perso il caibrio e a strada dritta. Ai, che breca ne mamma! Una tempesta de rusca e antrighe e spini e rami intorte che pensarghe me doe ancora a testa. È opinione di molti studiosi che proprio il Paradiso sia la cantica in cui Dante vince, a livello più elevato, la scommessa di trasformare quella che può essere ritenuta una materia arida, la teologia, più molte nozioni di astronomia e altre discipline, in autentica poesia. Si tratta però di una poesia ardua che richiede al lettore di conoscere, spesso in modo piuttosto approfondito, le dottrine che vengono man mano esposte. Va innanzitutto osservato che, se la descrizione della Terra, e dunque l'inferno e purgatorio, è per molti aspetti frutto di un'elaborazione fantastica, col Paradiso si ripete la teoria aristotelico-tolemaica, che era nozione corrente nel Medioevo. La Terra è il centro dell'universo, intorno girano i corpi celesti su sfere distinte, oltre, se c'è qualcosa, è al di là delle nostre cognizioni. E oltre, lui chiama questo luogo empireo, Dante situa la sede eterna dei Santi, una candida rosa costruita come una specie di anfiteatro senza fondo, e Dio, circondato da 9 cori angelici, che per l'amore di carità che da Dio promana gli girano intorno, creando così il movimento. Gli esseri appartenenti ai cori trasmettono il movimento a ciascuno dei cieli. Per dare i loro nomi, che provengono da una lunga tradizione, in cui un ruolo importante lo ebbe lo pseudo Dionisi Areopagita, diremo che gli angeli muovono il cielo della luna, gli arcangeli quello di Mercurio, i principati quello di Venere, le potestà animano il sole, le virtù Marte, le dominazioni Giove, i troni Saturno, i cherubini le stelle fisse, disposte tutte su un unico cielo. I serafini, infine, muovono il primo mobile, che è un cielo senza corpi celesti ed è la prima cosa del cosmo che si muova, trasmettendo in qualche modo, con la mediazione degli angeli, il moto al resto dell'universo. Queste corrispondenze non sono finite, perché se la sede delle anime beate è la candida rosa, è senza fondo perché nel loro movimento intorno a Dio i cori angelici la attraversano in continuazione, se, dicevo, abitano lassù nell'empireo, essi si manifestano nei cieli, in ognuno dei quali si premia una particolare condizione o virtù. Il cielo della luna ha una funzione simile a quella delle zone introduttive delle altre cantiche e quindi vi troviamo spiriti imperfetti che sono stati costretti a mancare i voti da qualche costrizione esterna. Sono gli unici che hanno ancora una parvenza umana, sembrano immagini riflesse in acqua o cristallo. Di qui in avanti i beati saranno pure luci, impegnati in movimenti quasi balletti, che possono richiamare a noi moderni i giochi luminosi che si possono trovare in certi luoghi di spettacolo. Ballano difatti e cantano le luci del cielo di Mercurio. Erano spiriti attivi che fecero il bene più per essere ricordati che per ispirazione religiosa. Ma la disposizione era buona e il cielo è comunque il loro luogo. E volteggiano nel cielo anche i lumi di Venere. La loro virtù è l'amore, rivolto a ciò che è giusto ne sia l'oggetto, Dio. Il balletto delle anime si precisa nel cielo del sole, sono disposte in una triplice corona che gira in continuazione. Sono quegli spiriti che hanno esercitato soprattutto il dono della sapienza, in gran parte filosofi e teologi. Continuiamo con il viaggio. Nel cielo di Marte il balletto di luci si dispone secondo una grande croce scintillante e sono gli spiriti militanti che hanno combattuto per la fede.
nel cielo di Giove si complica ancora. Gli spiriti che qui sono giunti per essere stati giusti, prima si dispongono in forma di lettere, poi di un'aquila, simbolo del potere imperiale, e siamo al pianeta più esterno, Saturno. Nel suo cielo troviamo gli spiriti contemplativi, diremmo i mistici, che eseguono evoluzioni su e giù per una scala d'oro. Fra le stelle fisse, gli spiriti trionfanti sono luci che brillano accese da un sole fulgido. Nel primo mobile si manifestano i cori angelici, 9 cerchi lucentissimi in rotazione continua attorno a un punto. Dell'Empireo si è detto, resta Dio. Il punto intorno a cui girano gli angeli, certo, ma forse è difficile per Dante essere preciso su questo aspetto, forse impossibile. Basterà ricordare 2 punti luminosi che si riflettono uno nell'altro e ne contengono uno ancora, illuminato da tutte e due, e pare di scorgervi una forma umana. A questo punto, nel nome di Dio, l'amor che muove il sole e le altre stelle, il poema si conclude. Nell'ultimo e più felice tratto, il pellegrino è stato guidato da Beatrice, che solo nell'Empireo affida il suo pupillo a un beato, San Bernardo di Chiaravalle, grande intellettuale del cattolicesimo. Chi incontriamo nel paradiso oltre a questi due? Non più figure mitologiche, qualche patriarca, Adamo, Mosè, Salomone, e anche donne dell'Antico Testamento, Eva, Sara, Rebecca, Rachele, Giuditta, Ruth. Troviamo santi, e sarebbe lungo farne la lista. Ricordiamo San Giovanni, San Pietro, San Giacomo Maggiore, San Francesco e San Domenico, San Pierre Damiani, combattenti per la fede come Giuda Maccabeo, Goffredo di Buglione e Cacciaguida, un antenato di Dante che fece la crociata. Troviamo imperatori, Costantino, Giustiniano, filosofi e teologi, e qui l'elenco sarebbe davvero noioso. Chiudiamo ricordando alcuni casi per così dire problematici. Che si fa quassù Traiano, che era pagano per quanto giusto? Dante inventa un miracolo. Costui fu riportato, dopo morto sulla terra, il tempo necessario a farsi battezzare. Che si fa Rahab, la prostituta di Gerico? Grazia speciale, opina il poeta, in fondo ha dato una mano a Giosuè. Che si fa Folchetto di Marsiglia con la sua giovinezza di poeta d'amor profano? Beh, qui è facile, per salvarsi è andato vescovo e la cosa ha portato i suoi frutti. Ma dove anche il poeta non sa più cosa dire, è con Cunizza da Romano, sorella di Ezzelino III, da tutti ritenuto strumento diabolico. Lei no, lei avrebbe fatto riempire tutte le riviste di gossip, se ci fossero state, con le storie dei suoi innumerevoli e tutt'altro che casti amori. Eppure è lì, perché la volontà di Dio è imperscrutabile e dobbiamo rassegnarci ad accettare, senza capire. Fra tutte queste figure, un ruolo speciale è quello della Vergine Maria. Ricordiamo che nel suo nome il poema si era aperto, era stata lei a intercedere su sollecitazione di Beatrice affinché il pellegrino potesse affrontare questo periglioso e mirabolante viaggio che gli avrebbe garantito la vita eterna. Per simmetria è giusto che nel suo nome il poema si compia, con una straordinaria parafrasi di una fra le preghiere più amate, l'Ave Maria. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate e giuso intra mortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre sua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Or questi che dall'infima lacuna dell'universo
in fin qui avvedute le vite spirituali ad una, supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io, che mai per mio veder non arsi più ch'io fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità coi prieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti priego, Regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani, dopo tanto veder, gli effetti suoi. Vinca tua guardia i movimenti umani. Vedi, Beatrice, con quanti beati per i miei prieghi ti chiudon le mani. Gli occhi da Dio diletti e venerati, fissi nell'orator, ne dimostraro quanto i devoti prieghi le son grati. Indi all'eterno lume s'adrizzaro, nel qual non si dee credere che s'invii per creatura l'occhio tanto chiaro. E io, ch'al fine di tutti i disii appropinquava, sì com'io dovea, l'ardor del desiderio in me finii. Bernardo m'accennava e sorridea, perché io guardassi suso, ma io ero già per me stesso tal qual ei volea, che la mia vista, venendo sincera, e più entrava per lo raggio dell'alta luce che da sé è vera. Da quinci innanzi il mio veder fumaggio che il parlar mostra, ch'a tal vista cede e cede la memoria a tanto oltraggio. Qual è colui che sognando vede che dopo il sogno la passione impressa rimane e l'altro alla mente non riede? Cotal son io, che quasi tutta cessa mia visione e ancor mi distilla nel cuore il dolce che nacque da essa. Così la neve al sol si disigilla, così al vento nelle foglie levi si perdea la sentenza di Sibilla. Nell'introduzione al Paradiso, l'anonimo spiega come mai abbia tentato anche questa prova. Dopo essersi sbrodolato e godisto un pasto in mezzo al fumo e agli esteme dell'inferno, dopo aver regà su per le montagne del purgatorio e essersi anche rotto i totani con tutte quelle orazioni che i buoni consigli, ha voluto provare le forze fra luci e lucette che si trovano in Paradiso. Ha voluto, insomma, vedere se in padovano si possa parlare di filosofia e religione, fino alla visione di Dio, che, nel suo idioma, è El Parón, scelta di traduttore che forse potrebbe essere analizzata, poiché mostra un mondo assai più terreno e legato alle forme sociali del mondo contadino di quanto non sia percepibile in Dante. È stato, riconosce, un lavoro molto difficile. Se nell'inferno è stato possibile attualizzare e sostituire i peccatori elencati da Dante degli altri colpevoli dello stesso peccato, nel paradiso non è possibile trovare tante corrispondenze, perché ai nostri tempi persone candidate a diventare santi è difficile trovarne. La conclusione è che è possibile parlare in padovano di ogni cosa, quindi anche di quelle del paradiso. Dal momento che la versione di questa cantica è qui sotto i nostri occhi, vediamo cosa si possa dire di questo straordinario esperimento. Ci concentreremo sul 33esimo e ultimo canto, in cui qualunque lingua si trova in difficoltà a dire quanto il pellegrino celeste ha visto. L'osservazione che fa l'anonimo, qui sostituto di Dante, è che forse che manca il suo dialetto. È davvero l'esperimento al limite. Per affrontare il testo, l'unico modo possibile è ricorrere ai calchi. Ne riportiamo qualcuno a titolo di esempio. Rifiorio, proseguio, permetto, permetto. Acquistando, acquistando, forza, penetrante, smorsa, scoria, spassa, toglie via, senza contare tutti i casi in cui vengono scelti vocaboli presenti sia in dialetto che in lingua, magari con qualche torsione di significato.
In altre parole, il dialetto può esprimere i concetti più astratti soltanto a patto di ampliarne il lessico, utilizzando per questo le fonti più diverse, fra cui la più ovvia è la lingua italiana corrente. Di converso, assai minori rispetto a inferno e anche purgatorio sono le parole più tipicamente venete. Possiamo elencare spanio, sbocciato, iuta, forma veneta ottenuta per aferesi dal verbo aiutare, stramasso, materasso, anda, comportamento, letteralmente modo di andare e di muoversi, desora, sopra, fogoaro, forma tipicamente padovana per focolare, in altre zone foguer, eppure espressioni come sto poro can, povera bestia, per lo più attribuito a persone e con connotazione morale. Moti e il mefava mi faceva cenni, moti sono i contenuti di un linguaggio senza parole, per antonomasia quelli che si scambiano i giocatori di briscola per comunicare fra loro. Pure il vocabolario pavano sembrano appartenere ad erfa, dispa e arte, vestiti. Ci sono vocaboli che, pur appartenendo al dialetto medio, hanno connotazioni particolari. Veceto è diminutivo di vecio, vecchio, ma ha sempre una connotazione vezzeggiativa, tant'è vero che qui aggettivo adatto a un grande santo. Oración è preghiera, in modo pressoché assoluto, ma il concetto resta superficiale. Funziona benissimo per dire oración, ossia recitare le preghiere in modo più o meno meccanico. Al dialetto sembra sfuggire il senso più profondo del pregare, che è un moto spontaneo dell'animo teso alla comunione col divino. Anche prestessa è parola corrente, però si usa quasi sempre con una connotazione che si vuole elevata. Più curiosa la locuzione incatinora morti nostre ame, che è un calco letterale dell'Ave Maria in latino, nunc et in hora mortem nostram, ora e nell'ora della nostra morte. La parola raffinata catinora ha dunque il significato essere in punto di morte, essere in rovina. Unica presenza del lessico sboccato e furbesco, che l'anonimo dichiara essere il suo, fenomeno non infrequente fra i poeti dialettali, si considerino belli e porta, è mesa sega, il cui evidente senso osceno è percepito però comunemente come persona piccola di poco valore. Nell'insieme, dunque, la prova, certo difficile, è stata superata con successo, ma con il limite di dover spesso fare i conti con la lingua. Oh, Fioro, ha detto Fioro, vergine mamma, de ogni cosa crea più grande e pura, ultima riva de na eterna trama, te si ti, quea che è umana natura, tanto te gai in alsa, che il suo creatore, el sa degna de farse suo creatura. Drento de ti, se rifiorio e amore, ed alto sangue caldo se spanio, in testa pace eterna sto bel fiore. E qua, Ettore, il ga proseguio co parole tanto grande, che il veceto, che mi non so sta bon pistar gedrio. Costi mesi cagò, non me parmeto d'endar vanti. Chi soi? Na mesa sega che forse che manca al suo dieto. Ma Bernardo el continua. Prima e spiega che come che faria tutte mame, Maria aiuta anche avanti che uno prega, buona e pietosa con altri, infame rassa de peccatori da stramasso. In catinora morti nostre amen. Sto poro campo el fa che dal più basso punto de universo de bona anda qual se venute sora passo a passo, che te che daghi a grazia al te dimanda de potere arrivare col suo sguardo a ultima salvezza e a più granda. Mi che solto fede San Bernardo, neanca quante parmi mai de orazion te ne passo pareo, pide un miliardo, che te che pari fora dal teston,
e scure ombre della sua mente umana, sì che il veda anche io e a gran vision. E poi te prego, regina e sovrana, colgara visto e cose impressionanti che chiese qua, tieni a mente sana, che resta calmo e non metta su tante arie. Araea, come che te prega Beatrice e tutte st'altre anime sante. Moti il me fava il caro San Bernardo perché guardasse in su, ma già de corsa, prima che io me parla, ecco che vardo, e a vista me venia acquistando forza e addiventava pi e pi penetrante in quel gran ciaro che mai non si smorsa. Da quel momento a che non viste tante cose che non so dire e a me memoria cede che il peso se massa pesante. Co fa in te un sogno se vede una storia mai fatti corre via e ne resta impressa de sensazione soltanto un fia de scoria. Cosita a me se scampa via in prestessa e a me vision, ma drento al manco in parte a che ne sento ancora e a dolcessa. Così a neve seder fa sue arte davanti al fogoaro, o prestamente il vento spassa via dai strade e carte.